Porculama. Porculama. Yeah. <laughs> now, nah, bad boy, are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the case. <laughs> il lomo porco l'amo a tutti ragazzi eccoci qua con il nuovo video dopo un mese passa ma i miei fan più sfegatati avranno letto su Facebook che... No, forse ho letto anche in un video. Vabbè, comunque mi si era fuso il PVR, ho dovuto aspettare un mese una nuova scheda di acquisizione che è il... Come, la Vermedia Live Gamer HD, vi farò un piccolo unboxing, diciamo così, nel prossimo video. E oggi, adesso, tralasciamo tutto quanto, arriviamo al dunque, che se no stiamo a girarci troppo tempo. Oggi vi faccio vedere le mie classi, poi ovviamente anche la partita, ma iniziamo alle mie classi. Come potete vedere c'è una grandissima varietà di armi che sono sempre le solite tre cioè PDV, MSMC ed MP7, ma un po' suddivise per le varie modalità. Ovviamente poi le uso tutte quante mischiate, beh, no vabbè dai, però cerco di usarle sempre così esatte perché alla fine secondo me sono le, le, le cose migliori, le scelte migliori. Allora abbiamo la classe per hardpoint che sarebbe postazione. Abbiamo un MSMC con canna lunga e caricatore aumentato. Canna lunga perché aumenta abbastanza portata e danno e caricatore aumentato perché altrimenti con le -MC non riesci a ammazzare due nemici di fila perché eh, finisce i colpi. Poi abbiamo fantasma leggero, sciacallo e oltre il limite, perché comunque dobbiamo correre abbastanza, Meno ci vedono, meglio è, possiamo fare gli assalti alle postazioni. Poi il C4, il fumogeno, cioè con questa classe qui Voi correte come dei razzi Lanciate il fumogeno Siete lì in mezzo nascosti Ci buttate sopra un C4 E esplode il mondo È una cosa troppo divertente E ovviamente specialità vita 1 Per avere i due eh, Le due ricompense le due specialità 1 E in alternativa a fantasma Per chi non ce l'ha Non me la sento di, dire di usare anti Perché come vedete io nemmeno lo sblocco Perché non lo uso mai Ma... A questo punto vi mettete un'arma secondaria o due fumogene se si può ma penso di sì Poi kill confirmed, questa qui è uccisione confermata In questa, questa qui è la modalità dove dovrete correre di più in assoluto teoricamente Spero per voi che lo facciate altrimenti andatevene via perché uno non può camperare in uccisione confermata Perché è stata ideata proprio contro i camper Vabbè comunque se volete uccidere senza prendere target andate in deathmatch a squadra e fate prima Dicevo eh, qua mettiamo sempre fantasma e leggero perché le metto praticamente dappertutto perché sono le cose migliori secondo me poi sempre sciacallo e oltre il limite destrezza oltre il limite ovviamente perché dobbiamo correre il più possibile e poi destrezza perché così possiamo mirare più velocemente durante gli scatti durante la corsa la uso con silenziatore e caricatore rapido, cioè proprio per fare il più in fretta possibile anche a ricaricare, a muoversi tutto quanto, uccidere, uccidere con le targhette e basta, non bisogna fare altro. E specialità abilità 1 e 3. Poi abbiamo questa qui che l'ho chiamata diamante, ma mh, non usata voi, è giusto per le classi, cioè è, cambia sempre, è casuale, eh, queste cose qua potete modificarle come volete, è giusto la classe per fare le sfide, diciamo così. Per il C, come l'ultima che mi manca, per uh, il... come si chiama? Per la metica diamante... Eh, non non la farò mai. Guardate, cioè, sono a 21 colpi alla testa. Me ne mancano 100, 79. Non ne ho voglia. Non, vabbè, prima o poi, ovviamente, la faccio. Però. Che noia! Cioè, il ciclo a me non piace, sinceramente, vabbè. Poi abbiamo la classe per free for all Tutti contro tutti Ne abbiamo ben due L'unica cosa che cambia è l'arma Qua abbiamo PDV con scienziatore e caricatore rapido Come quello di prima Fantasma leggero, sciacallo e Sienzo di tomba Sienzo di tomba ci vuole per forza in tutti contro tutti Perché troverete sempre contro la gente Con le cuffie Tutti con volume al massimo E Quindi vi sentono i passi anche se state fermi E maschera tattica L'ho messa così a caso Ma potete mettere quello che volete Poi io non uso mai armi secondarie, al massimo mi raccolgo armi da terra è la cosa migliore. Perché io sono del parere. Da, cioè, soprattutto in Call of Duty 4, proprio dall'inizio, che le armi raccolte da terra sono più potenti di quelle normali. È un'impressione, ma per me è così. Poi, oddio, hanno suonato un clacson l'avrete sentito? Per questo microfono è potentino Vabbè, comunque andiamo alla seconda classe per tutti e contro tutti Che è con l'MP7, con silenziatore e caricatore aumentato Caricatore aumentato per lo stesso motivo per cui lo metto all'MSMC Avrei messo anche canna lunga, però col silenziatore ovviamente non si può Silenziatore per me è fondamentale in tutte le modalità Ma in particolare qua su tutti contro tutti Poi abbiamo questi due qua per le killstreak Boh, l'ho messe così a caso, non so, avevo classi vuote da riempire Allora ho messo killstreak e abbiamo fantasma è inflessibile. Attenzione. Una nuova entrata, una new entry al posto di leggero. Poi se vi potete usare, magari, che ne so, in dominio, in guerra terrestre, in guerra di terra, come cavolo, si chiama, queste cose qua. Silenziatore caricatore aumentato, ovviamente perché l'MSMC non può essere usato con cose diverse da caricatore aumentato e silenziatore oppure. Eh, che cosa ho messo nell'altro canna lunga? Per sono le cose migliori. Oppure, qua il PDV con silenziatore e mirino laser. perché Col mirino laser l'arma diventa più figa: è un dato di fatto. Poi quella per dominio, che l'ho messa proprio buttata lì a caso. Perché questa qui dipende, magari nelle mappe più piccole si può usare. Ma anche su Ride ad esempio, le mappe così. Eh, eh, oddio, se mi arrivano i messaggi su Skype. Oddio, ok, non so se l'avete sentito. Ho abbassato il volume ora. Abbiamo Fantasma Leggero, sciacallo, Ultrimita e Destrezza, cioè sono tutte uguali le classi, ma non perché io uso queste classi qua, ma perché non c'è scelta, secondo me su questo gioco non c'è altra scelta. Poi questa qui è una classe che lascio vuota, la riempio un po' così sul momento, quando capita, se mi va di provare qualche arma nuova, e poi la classe Airflex col cecchino, che non uso mai, però adesso tra poco inizierò a utilizzarla, con Leggero, Acciaio, Destrezza e... Tomahawk, qua dovrei metterci le, le infiltrazioni tattiche, ma ora non, non ho più punti prestigio per sbloccarla, punti definitivi, quindi chi se ne frega, e la bellissima Executioner. Quindi adesso andiamo un pochino a giocare online. Ma sai che serie di punti si usa? Io di solito uso UAV, drone d'attacco e contrattacco, oppure al posto del drone d'attacco metto l'Hellstorm o l'attacco fulminio Poi se però vogliamo giocare serie per punti, così per fare uccisioni. Si possono mettere, io metterei sinceramente il Vsat, il Lodestar e poi una scelta tra cani e sciame, ma sinceramente metterei lo sciame piuttosto dei cani, perché i cani più potenti erano su Call of Duty World at Tor, quindi lì ormai non si discute, erano lì migliori, qua fanno un po' più schifo. Qua ci mettiamo attacco fulminio, contrattacco e andiamo in modalità. Mh, cosa facciamo? Proviamo dominio, dai, tanto così, tanto per. Ormai non gioco da troppo Ah fermi tutti Guardate un secondo No perché No vabbè partita Vabbè pazienza Vediamo chi se ne è accorto Adesso vi lascio 5 secondi Appena inizio la partita Vi dico che cosa è cambiato Pensateci sì, Se avete detto qualcosa di diverso Vabbè non, non, non l'avete detto ovviamente Perché non ve ne frega nulla Però il mio NAT è cambiato Da eh, NAT Ah sì qua usiamo la classe dominio ovviamente Perché se no faccio il, la figura del deficiente Sì qua ci stanno già arando Vabbè <ride> Dicevo, eh, la... è cambiato il mio NAT. Non è più ristretto, attenzione, ma è moderato. Cioè, non so se mi spiego. Se, vabbè, qua ci abbiamo tutto, so. Ma Dio Aspetta che andiamo a ucciderlo. Tanto è qua in zona, eh, lo so. È per forza qua nascosto, camperato quello schifoso. Mm. Vedi, cioè, che, che cosa si può fare in una partita del genere? Puoi arrabbiarti e basta. Eh, ecco esatto puoi soltanto leftare dicevo una cosa che ho notato mh, da vari video eh, non so se conoscete Jay Nasty vabbè una bestia gioca sia su Xbox che su PS3 e diceva in un video mh, in quello dove ha fatto diciamo il suo maggior numero di uccisioni con il ratio più alto cioè tipo una morte 179 uccisioni una cosa del genere su PS3 Diceva appunto che a differenza di Xbox Questa qui non è assolutamente una critica rispetto ai giocatori della PS3 Però è giusto un, direi un dato di fatto Che su PS3 ci sono più giocatori casuali Tipo mh, gente che appunto gioca tranquillamente Perché non deve pagare l'abbonamento a live Allora magari fa anche qualche morte in più Cioè gioca un po' Qua è left ragazzi perché non si poteva E quindi fa diciamo magari anche gioca un po più tranquillo per divertimento non è come quelli su Xbox che magari vabbè poi trovi anche quelli su Xbox che fanno i deficienti tranquillamente ma Teoricamente, dato il fatto che pagano eh, hanno un solo account, non è che si mettono a far partite dove si suicidano tutto il tempo come anch'io stesso facevo su PS3 certe volte. Perché meno male ci tieni un po' all'immagine del, del tuo account. Questo qui, vabbè, è una cosa relativa, ovviamente, da persona a persona. Perché anche su PS3 c'è gente serissima, potentissima. Perché adesso non voglio iniziare una, una console war, però io la gente più forte che conosco, proprio con cui io abbia mai giocato. A un Call of Duty è indubbiamente su PS3. Su PS3 io ho trovato la gente proprio più forte, penso, della Terra. In particolare su Call of Duty 5, ma gente proprio mostruosa. Robe indescrivibili. E adesso non mi ricordo più nemmeno perché ho detto questa cosa. Ah, ecco! <ride> e quindi molto spesso su PS3 la gente. Ah, per lo meno io ho visto così da vari video, non lefta subito la partita appena uno chiama uno sciame, anzi rimane lì si fa uccidere perché eh, secondo me è una cosa giusta, cioè io fossi stato nell'Activision avrei messo proprio un'opzione per la quale se uno un, un avversario una persona chiama lo sciame non si può leftare la partita, ma anche se chiama i cani, cioè <coughs> secondo me non è giusto perché quelli se li meritati a meno che non abbia camperato tutto il tempo, si è meritato di prendere gli sciami. Ho <coughs> le ricompense. che Sono un po' rauco perché sono super influenzato. Si dovrebbe teoricamente essere meritato di chiamare queste ricompense. E quindi non capisco perché la gente debba tutta quanta leftare, uscire. Cioè. Adesso lì sono uscito perché quando uno si mette a fare proprio spawn killing è una cosa diversa, però appena chiamano uno sciamio io rimango tranquillamente in partita quindi boh, non capisco il motivo per cui tutti quanti debbano leftare non ha senso vabbè comunque so, tralasciando questo discorso che bel uh, emblema che è questo qua <ride> questo video qua sarà più che altro anche una sorta di leggo tutti i messaggi lo ripeto testimo i non è che o è spagnolo e mi ha detto scritto... no però il punto esclamativo al contrario fa all'inizio della frase vabbè comunque vi dicevo <coughs> Ok, eh, questo video è anche più che altro un video di prova perché sto testando questa nuova scheda di acquisizione, vi dicevo, la Vermedia Live Gamer HD, ripeto farò un, il piccolo unboxing, ve lo faccio vedere nel prossimo video, ma... Aspetta che l'ho uscito siccome è oh, quello là... Cioè mamma mia che provaggine Sottolineo che non gioco da troppo tempo, quindi scusatemi se il gameplay non è il massimo, non gioco da un mese, Dio santo. Ma devo, sottolineo che devo farli i prestigi. Tanto ora io spero, cioè proprio lo spero con tutto il cuore. Che eh, con l'uscita del nuovo DLC mettano di nuovo i punti doppi Così mi finisco i prestigi tranquillo e contento. Questi qua li uccido in fretta se ci riesco. Mm, no, dai, lo lasciamo in terra. Il Remington, non voglio rischiare troppo. Perché sono stato zitto? Vabbè, dicevo, eh, sto usando le ricompense basse perché sono le mie preferite. Ve lo ripeto già, l'avevo già detto altre volte. Ma. Appena raggiungo il... Oddio, 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 oddio... Adesso muoio. Tranquilli che muoio. No, ok. Secondo me faceva il giro da qua. Invece è un po' ritardato quello là. Vabbè, vi dicevo. Appena raggiungo il decimo... Cioè sarebbe l'undicesimo prestigio. Aspetta che mi gratto la testa. Che ho prurito, ok. <coughs> appena raggiungo l'ultimo prestigio. Cercherò di farvi anche qualche gameplay. Magari con risultati migliori. O magari, ripeto, vorrei iniziare a giocare col cecchino. Per fare un montaggio, Dio santo, quello alle spalle. Sono deficienti, io mi nascevano dietro, non me ne ero accorto. Vabbè 15-2, dai. Non, non stanno troppo male per essere la prima partita di un, dopo un mese. Attenzione, attenzione. No, eh, cioè, neanche detto che adesso inizio a morire come la gente stupida. Però vedi, ogni tanto mi mancano le granate. Per cui avrei lanciato una bella granatozza. Guarda, guarda, guarda come muoiono questi qua. Guarda, c'è anche l'altro, guarda. No. Lasciamo perdere, non sono più in grado di uccidere. Pazienza, ditemi se volete un, un, un video. Adesso qua so, sono crudele contro me stesso. Un video col cecchino. Perché magari non, non lo volete, quindi ve lo chiedo: se volete un gameplay col cecchino, provo a farlo. Anche in live, tanto eh, lo sapete che ormai in live faccio i peggiori risultati, i più brutti. Quindi uno col cecchino ci sta Magari fa pure meglio oddio oddio, 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 oddio Ah, e poi voi che sensibilità usate? Perché io sinceramente uso sempre la 10 E quindi col cecchino penso userei a tornare alla 2 Cosa cavolo? Ho messo visuale invertita Oddio No, aspetta che mm. Non ci capisco nulla Come si fa? Raga, se fa... Eh, ragazzi, faccio un'uccisione con la visuale invertita Oddio mi date 5 euro. Oddio mio. Oddio mio. Aspetta, che. Ce la posso fare. Tra... Sono certo che ce la posso fare. Aspettate. Ah, salta, salta, salta. It's impossible. Oh my god. Oh my god. Ma dove sono i nemici? Devo fare un'uccisione con la visuale invertita. Non vi farò mai un gameplay, statene certi. Perché. Non è umanamente possibile <laughs> Allora Dove cavolo è il nemico? Oddio, oddio, no. oh, oh, cioè, no, raga Io finisco la partita con la visuale invertita Ve lo sto già dicendo Ma non ci sono i nemici oh, 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 oh. No, ok Quell'altro lì non l'avrei ucciso comunque Anche con la visuale normale Perché sono un deficiente Aspettate Devo girare No, no, raga Oddio ogni tanto parte la mira a caso no no io sono troppo pro sono troppo pro eh. comunque oh ne ho fatte già un pochino con la visuale invertita cioè. oddio quasi suicido quello no ormai si è nascosto andiamo a prenderlo vabbè uccidiamo anche questo qua Sbam È quello lì no quello lì non ce la faccio proprio Oddio, ne ho uno dietro. Oh, no, fortuna che non c'era. Oh, no, no, raga, è impossibile. Aspettate, mi ci devo abituare. Comunque, sto mantenendo un 24-8. Oh, 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 oh. Mamma, headshot, headshot. Oh, la mamma. Oddio, oddio, la oddio. La no. <ride> non, è, non, non, si non si può fare. Si <ride> è troppo difficile. Come si fa a giocare la con la visione invertita? La Adesso non mi ricordo, c'era una persona che conoscevo che la usava. Ma io Oddio, 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 oddio. oddio, oddio, oddio ah, c'ero quasi, c'ero quasi. Oddio oddio, 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 Mamma mia. Che provaggine. Sono scappato da quelle... Dall'aeroplanino di carta. Oh, dai, finisce la partita 26-10, ragazzi, con la visuale invertita. No, vabbè, non tutte. Però una buona parte l'ho fatta con la visuale invertita. Eccola, guarda. Guardatela. Questo è il rumore del... Del controller sul, sul tavolo Vabbè, sulla scrivania Ok ragazzi abbiamo finito Ah oh, no, fate di modificare che sennò poi mi dimentico Dove cavolo è? No? Dove, dove, dio santo Buh, non, non lo. Non, sono cieco, non ho letto dove era. Devo ricordarmi di modificarla dopo, vabbè Quindi ragazzi per questo video è tutto Adesso non vi assicuro di riuscire a far video Prima del nuovo DLC, ma magari ce la facciamo pure E quindi Porco in lama a tutti Vediamo un po' cosa vi devo far vedere Ah le classifiche Ah no ecco vi dimostro il mio Leggete in basso Nat moderato Cioè sono troppo contento Non so cosa sia successo E andiamo a vedere le classifiche Mi ha superato anche Tutti mi hanno superato Ma no non ho più voglia di recuperarli Però vabbè pazienza Ora andiamo a vedere invece tutti quelli al mondo Cosa cavolo ci avranno 23 giorni di gioco 25 Io vi dico che Su Call of Duty 4 che ci ho giocato per 2-3 anni Ho 21 giorni di gioco su PS3 Quindi già questo dice tutto Questi qua ci hanno in 3 mesi Come cavolo si fa Dai come fai a non stufarti dopo un po' Poi dopo che raggiungi l'ultimo prestigio Chissà per, per quale motivo giochi Vabbè Quindi ragazzi ancora porco in lama a tutti Ci vediamo al prossimo video Che però vi ripeto Probabilmente sarà un unboxing Sulla vermedia. Quindi magari lo faccio anche prima Vabbè comunque Ci vedremo prima o poi Seguitemi sulla pagina di Facebook Per tutti gli aggiornamenti Sdrogheggianti E porco in lama a tutti ancora ma quante volte l'ho detto? Vabbè, porco il lama. <ride>